palestinese, perché faccio parte della comunità palestinese, di venire a rappresentare la comunità che vi salutano, apprezzano e sono orgogliosi di questa straordinaria manifestazione, mandano i saluti perché purtroppo non, la comunità, il presidente non ha potuto venire, che sta con Fatou, il nostro presidente del Consiglio Nazionale Palestinese, sarebbe il Parlamento, e sono a Roma. La nostra parola di ordine, come avevo già detto dall'inizio, come Asso Pace, è stop al genocidio, ma non è stata, è una parola di ordine, è una scelta di adesso, dell'ultimo anno, da quando c'è stato il massacro e i crimini di guerra di Israele contro il popolo palestinese, ma bensì da più di 40-50 anni che Associazione per la Pace, la rete, tutti i partiti presenti qui e tutti voi, associazione e sindacato, lavoratori, hanno sempre lottato per la fine dell'occupazione. Perché noi questo genocidio l'abbiamo già subito nel 48 e continua comunque da 70 anni di occupazione. Per noi il cessate il fuoco vuol dire la fine dell'occupazione. Per noi il cessate il fuoco vuol dire la fine dell'occupazione. Sinceramente non serve dire tante parole e io penso, condivido in pieno tutto quello che ha espresso sia Conte che Morgantini per quanto riguarda la questione palestinese. Non sono io a parlare e non sono le parole, ma sono quasi, scusate dell'emozione, e più di mezzo milione, un milione di bambini di Gaza che comunque parlano col loro corpo, col loro sangue, col loro anima, chiedono aiuto a tutto il mondo intero. Mettete fine di questa corsa di armi che sta distruggendo non solo i palestinesi ma tutto il mondo intero. Fatela finire con questa armi. La Palestina è diventata un campo di sperimentazione di armi più potenti del mondo. Vergogna, vergogna ai G7, perché loro, se non prenderanno oggi la decisione, la loro coscienza e conoscenza per quanto riguarda la legalità, sono stati e saranno complici e devono rispondere a tutto il mondo intero di questo genocidio. E questo è quello che noi chiediamo libertà e noi chiediamo stop al genocidio, perché sta succedendo e lo stanno facendo un'altra Gaza e Libano. Uno dei migliori paesi del mondo, stanno bombardando tutti i civili, basta, basta armi. Questo è quello che noi chiediamo, vogliamo la nostra libertà, vogliamo che ci sia un minimo di rispetto da questi signori che sono seduti qui, intanto di fermare a fornire un psicopatico come Netanyahu, che si sente al di sopra di qualsiasi legalità, di qualsiasi diritto internazionale. Se loro sono capaci, devono soltanto non fermare la guerra, ma costringere, non mandando armi a Israele e mettendo anche un criminale come Netanyahu da rispettare appunto la volontà internazionale. Viva la Palestina, grazie a tutti voi, lotta sempre fino alla vittoria. Volevo sottolineare, è una cosa che è stata detta già da Conte e da Morgantini, il nostro sostegno alla resistenza anche pacifica. Per noi sosteniamo la resistenza, ma attenzione, la resistenza per noi sono quelle donne, sono quei bambini che ancora mantengono le pietre e sono nella loro terra, perché stanno ancora sfollando. E noi diciamo appunto
interpretando precisamente quello che è stato detto da Morgantini, quel cielo aperto per 40-50 anni di Gaza non lo facciamo diventare un cimitero, non lo dobbiamo far diventare un cimitero. E grazie a tutti. Oggi a manifestare è importantissimo che questo G7 in ogni luogo in cui si è riunito quest'anno ha trovato persone come noi a testimoniare che non vogliamo essere complici del genocidio in atto a Gaza, non vogliamo essere complici dei crimini commessi da Netanyahu e sentiamo di farlo sulla base dei principi che ispirano la nostra Costituzione repubblicana antifascista nata dalla Resistenza. Dobbiamo dirlo forte, questo genocidio, questi crimini hanno avuto una scorta mediatica, come ha chiamato un bravo giornalista Raffaele Oriani, una narrazione per cui gli orrori di Gaza sono quasi scomparsi dai mass media mainstream, in cui gli editorialisti e i commentatori hanno fatto di tutto per giustificare ciò che commette Israele quotidianamente, in diretta su tutti i social del pianeta. Questa volta non si può dire che i governi non sapevano, i governi sanno e sono complici. Il G7 è l'organizzazione, è il genocidio 7. Sono i 7 paesi che sono corresponsabili dei crimini per cui è stato emanato il mandato di arresto nei confronti di Gallant e Netanyahu. Senza le armi occidentali, senza i soldi occidentali, senza le astensioni e i veti occidentali alle Nazioni Unite non sarebbe possibile quello che sta accadendo. E sentiamo il dovere di ripeterlo e di respingere tutte le accuse che sono rivolte a quelle e quelli come noi che in questo anno, ma da anni, si battono in solidarietà con la causa palestinese. Il più infame è l'accusa di antisemitismo che ci è stata rivolta, che passa attraverso un'operazione infame che va avanti da anni, quella di cambiare la stessa definizione di antisemitismo e trasformare in antisemita chiunque critichi l'occupazione illegale dei territori palestinesi e la pulizia etnica dei territori palestinesi, il regime di apartheid imposto ai palestinesi, le stragi commesse contro il popolo palestinese. Io voglio ricordare che il più importante testimone dell'Olocausto, Primo Levi, nel 1982, ai tempi della strage di Sabra e Shatila, prese una posizione nettissima contro Israele, i suoi governanti e il suo esercito. E quando ci dicono che saremo antisemiti se critichiamo il sionismo, ricordiamo che tante personalità dell'ebraismo mondiale sono state contro il sionismo. Lo era Hannah Arendt, lo era non sionista persino Primo Levi. Questa mistificazione impedisce di discutere e assumere responsabilità e passa anche per un altro elemento: negare al popolo palestinese la sua umanità. Bisogna far diventare i palestinesi dei mostri, perché i mostri si possono ammazzare impunemente, comprese donne, anziani, bambini. Noi assistiamo da un anno a una strage infinita con una percentuale di morti civili che non ha pari negli ultimi conflitti. Ora l'ipocrisia di quei 7 è evidente. Perché non ci sono sanzioni come quelle che sono state emesse contro la Russia? Perché il diritto internazionale non vale più? E badate bene anche questa scusa del nostro governo, che bisogna trovare una posizione comune con gli Stati Uniti, è uno scaricabarile. Noi ricordiamo sempre il sostegno di Nelson Mandela alla causa palestinese. Io voglio ricordare che
durante il regime segregazionista, razzista, nazista dell'apartheid, le Nazioni Unite imposero le sanzioni. I governi europei, compreso quello italiano, si unirono al boicottaggio di Israele e la Gran Bretagna e gli Stati Uniti rimasero isolati e alla fine cedettero anche loro alle nostre campagne. Dobbiamo fare lo stesso con Israele. Israele va isolato e ogni governo europeo, ogni Parlamento europeo ha la responsabilità di fare il suo dovere, a partire da quello italiano, riconoscere lo Stato di Palestina, rompere, sospendere, bloccare il vile accordo di cooperazione militare che ci lega a Israele, vietare ogni fornitura d'armi e io direi anche imporre sanzioni economiche, perché se le imponiamo alla Russia non si capisce perché non si impongano a Israele. Noi non chiediamo di mandare le armi al popolo palestinese, anzi chiediamo che non si mandino più neanche in Ucraina. Noi chiediamo in Palestina, come in Ucraina, cessate il fuoco e negoziate, si fermi il genocidio e si facciano rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite. Il legale è il G7, non noi che stiamo manifestando per il rispetto del diritto internazionale violato da governi che praticano il terrorismo occidentale. Così lo definì Noam Chomsky e quello che abbiamo visto è una delle puntate più gravi degli ultimi decenni. Ora per questo manifestazioni come queste sono fondamentali ed è fondamentale che il 30 novembre tutti insieme diventiamo una grande marea umana per dire stop al genocidio, al nostro governo e al nostro Parlamento. Grazie di nuovo per essere stati qui questa mattina. Grazie. Un'oppressione feroce. Cessate il fuoco, chiediamo ai potenti della terra. Cessate il fuoco, ma un fuoco che non basta essere cessato. Quello che deve cessare è l'occupazione militare israeliana. Bravo. È l'applicazione della legge internazionale. Bravo. È l'applicazione della Corte Penale. È l'applicazione del diritto, perché a Gaza e ovunque in Palestina e nel mondo il diritto internazionale per i nostri potenti è diventato semplicemente un'opzione. Due pesi e due misure. Noi diciamo basta, basta armare il mondo. E ce lo chiedono da Gaza, chiedono all'Italia, chiedono al mondo: disarmate, non inviate più armi. È sempre affascinante, io resto incantato. Brava Luisa! Brava Luisa! Brava! Grazie! Ai signori ministri riuniti a poche centinaia di metri da noi, oggi vogliamo portare la voce di un popolo che dubita e che non crede che sulle loro scrivanie non siano passati dossier dei loro servizi di informazione, che sicuramente hanno redatto rapporti dettagliati su cosa accade a Gaza e in Cisgiordania e in Libano, e cosa succede invece sul fronte orientale. L'Ucraina dista solo 600 chilometri dai nostri confini. Lo Yemen sul rischio di fallout nucleare o peggio, o di un coinvolgimento ancora maggiore della NATO, una NATO che era sorta come un'unione difensiva. Perché la politica nazionale ed europea non ha il coraggio delle decisioni nette e di ascoltare il popolo come ha fatto la Spagna, l'Irlanda e la Norvegia? Perché non ha il coraggio di bloccare accordi commerciali o imporre sanzioni? Sanzioni, sanzioni. Veramente c'è un capo di Stato che ha parlato coraggiosamente insieme ad altri e ha chiesto di indagare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali di definizione di genocidio di questa ingiustificata carneficina. Questo capo di Stato si chiama Papa Bergoglio. Se manca l'idea di Europa, se manca il coraggio, l'idea di Europa è sempre più debole
e così come è debole un'Italia che si astiene, un'Italia che non ripudia la guerra. Non è debole l'Italia, è solo complice di un genocidio, complice di tutte le guerre, complice dello sfruttamento che esiste in questo mondo. E noi siamo qui per dire anche basta questo sistema di sfruttamento, basta questo sistema che distrugge e uccide, che costruisce le armi per cui noi dobbiamo morire. Né uccidere né morire, è questo che vogliamo, vivere con giustizia. Alcuni partiti si sono da sempre schierati dalla parte della pace, esprimendo il voto contrario all'invio delle armi e allo spostamento di porzioni del PIL dal benessere dei cittadini alla spesa degli armamenti. Assistiamo alla contrazione dei diritti. Il decreto sicurezza ne è l'esempio più lampante, alla demonizzazione, al bavaglio, al dissenso, alla diversità di pensiero, che sono la ricchezza e la pietra angolare della nostra democrazia e delle democrazie dei paesi che partecipano al SUBIN. La signora Pisa, prego. Si vuole far definire solo attivista e così la definiamo. Grazie, grazie. Vecchietta, fatico a fare le scale. Grazie. Noi credo che nel commercio delle armi siamo tra i primi paesi dell'Europa. Abbiamo una legge buona, che è la legge 185 sul commercio delle armi, costantemente violata. Noi continuiamo a vendere armi e a passare le armi a Israele, nonostante la legge preveda che non si cedano armi ai paesi in guerra. Questa è una cosa vergognosa, vergognosa, e credo che su questo sia anche necessaria una mobilitazione, perché guardate, la vogliono cambiare la legge 85, ed è una di quelle leggi in cui basta dire il nome per capire che cos'è, come la 180, la 194, sappiamo tutti cosa vogliono dire quelle leggi, il solo numero ci richiama uno spazio di libertà conquistato a fatica e da non lasciar perdere. Ha ragione Luisa, noi in queste guerre vediamo il fallimento del diritto internazionale. Il 7 ottobre è stata una tragedia, però non nasce dal nulla. Da 80 anni di persecuzione, 80 anni senza diritti, 80 anni umiliati. Il popolo palestinese è stato trattato come nessun altro posto al mondo, altro paese al mondo. E credo che se questo non indigna, deve continuare a indignarci e non dobbiamo rassegnarci. Siamo un certo numero oggi, dobbiamo essere ancora di più, dobbiamo continuare e non farci svilire da queste politiche terribili. Cioè, adesso a Gaza piove, c'è la melma alta, sotto le tende i bambini, i grandi si ammalano e basta. Allora questo non indigna la popolazione democratica del nostro paese? Un popolo martoriato, ha ragione Luisa, le colonie, ma è possibile che questa cosa venga bloccata dal diritto di veto degli Stati Uniti? Io credo che questo debba essere messo fortemente in discussione, guardate, e penso che chiamare genocidio sia giusto e penso che chiamarlo pulizia etnica sia giusto. Sono Delio Fantasia, operaio Stellantis, porto il saluto degli operai. Abbiamo voluto portare in questa manifestazione le ragioni, le motivazioni, la rabbia degli operai della grande industria, delle fabbriche, ma anche dei precari e di tutti i lavoratori. Qualcuno può dire cosa c'entra la lotta degli operai con quello che sta accadendo nel mondo. Caspita che c'entra, caspita, perché anche questa è una lotta di resistenza con tutte le dovute proporzioni che c'è rispetto ai conflitti mondiali. Oggi c'è un altro conflitto mondiale, che è quello che il padronato, che il grande capitale ha sferrato ai lavoratori e agli operai di tutta quanta Italia. Ecco perché siamo voluti essere qui, ecco perché gli operai devono stare in questa manifestazione, perché la lotta all'imperialismo è una lotta di classe innanzitutto,
e come tale deve essere considerata. E senza i lavoratori, senza gli operai non c'è lotta di classe. Allora c'è questo fil rouge che lega i conflitti con la resistenza dei lavoratori di Stellantis, la resistenza dei disoccupati di Napoli che manifestano, la resistenza dell'indotto della grande industria, la resistenza di tutti quelli che ogni giorno fanno sentire la propria voce sul luogo di lavoro. Ed è questo fil rouge che deve accomunare tutti affinché quella speranza rispetto alla resistenza che stiamo opponendo possa diventare realtà, realtà in tutto quanto il mondo, perché non c'è pace senza lotta di classe, non c'è pace senza la forza lavoratrice che scende in campo. E allora il 29 novembre, piuttosto che il 18 ottobre scorso e anche il 30 novembre a Roma, gli operai devono riempire le piazze, devono far sentire la propria voce, perché è tutto collegato. E se non ci rendiamo conto di questo collegamento, vuol dire che non abbiamo ben chiaro il quadro di riferimento all'interno del quale tutti quanti ci stiamo muovendo, perché qua ci salviamo tutti insieme, altrimenti ci uccidono, ci calpestano e continueranno ad ucciderci e a calpestarci. A proposito di ucciderci, l'altra grande guerra che il padronato ha, come dire, ha lanciato, che il padronato ha lanciato al proletariato, quello dei 4 morti al giorno sui luoghi di lavoro. Se non è guerra questa, cos'è? Se non è guerra questa di 4 morti al giorno, come la vogliamo chiamare? Allora ecco perché siamo voluti essere qui in delegazione degli operai di Stellantis, per far sentire la nostra voce. Complicità da parte del governo italiano, che si è manifestata in vari modi, principalmente attraverso l'invio delle armi ad Israele, attraverso l'interruzione dei finanziamenti all'UNRWA, che pure veniva richiamata precedentemente in altri modi. Abbiamo deposto su questa base già vari mesi fa un esposto denuncia alla Procura di Roma per complicità nel genocidio. Bravo. E riprenderemo il tema in un'assemblea alla quale vi invitiamo tutti a partecipare, che terremo alla città dell'altra economia il 12 dicembre dalle ore 10 di mattina, con la partecipazione di vari giuristi, magistrati, avvocati, accademici del diritto internazionale. E è un'iniziativa importante, perché di questa denuncia bisogna parlare anche di fronte allo scandaloso atteggiamento che ha assunto il governo italiano anche di fronte a questa recentissima decisione della Corte Penale Internazionale, con i commenti veramente irriferibili che abbiamo sentito da parte di vari esponenti di questo governo, Salvini, Tajani ed altri. Quindi continuiamo la nostra lotta per la giustizia, per il diritto, per fermare il genocidio e per fermare le guerre, per dare un futuro a questa umanità. Grazie. Anche un premio che leggerà però una cosa che ci ricorda una questione: Hiroshima e la bomba atomica lanciata dagli Stati Uniti. Ricordiamolo sempre, la bomba atomica è stata usata e può essere usata ancora, ma colpevoli gli Stati Uniti. Grazie. Il 6 agosto 1945, Hiroshima. La deflagrazione fu tale che le sagome delle vittime in fuga rimasero impresse sui gradini del piazzale. È mezzogiorno, un rombo da lassù. Lui, mano sulla leva, un cinico sorriso, e della gente laggiù, gli occhi al cielo. Nell'incerto viso non rimane niente, se non le ombre, troppo lente, tedofori spenti su marmo bianco, sagome di viventi cremati anzitempo. Ehi, ombra, chi aspetti? Il tuo corpo non c'è più. Corpo, dove sei? La tua ombra è là, sola con le altre. Distruzione, ricostruzione, distruzione, ricostruzione, distruzione.
distruzione, ricostruzione. Scusi, come si ricostruiscono i morti? E anche allora si gridò: guerra? 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 Mai più. Quelli che ci hanno allarmato via TikTok, quelli delle manganellate, quelli dei flash mob, quelli che dovrebbero ereditare un pianeta ed un futuro che noi stiamo ipotecando, sporcando e rendendo insalubre e sicuramente insicuro. Emanuele Richetti. Grazie Luciano. Ciao a tutti, io mi chiamo Emanuele Richetti, ho 32 anni, sono un avvocato e vengo da Anagni. Faccio parte del coordinamento No War Valle del Sacco, con il quale nell'ultimo anno abbiamo organizzato numerosi eventi, non da ultimo la catena umana a Colleferro attorno alle fabbriche di morte, e faccio parte del neocostituito comitato Direzione Pace che ha organizzato per l'appunto l'evento di oggi. Ho preparato un piccolo intervento un po' a nome del nostro gruppo di Anagni che vorrei leggervi. Se oggi ci siamo trovati qui, come ci siamo già trovati in tante altre sedi, è perché è maturata in noi, giorno dopo giorno, la consapevolezza di stare assistendo ad un massacro abietto, spietato, ad un genocidio. Sin da subito la sensazione di ciascuno è stata di sgomento, di incredulità, davanti alle immagini che tramite i social network, non tramite stampa e non tramite i TG nazionali si diffondevano, maturava in me e in tanti altri un'idea per cui si stava spostando in avanti la soglia del tollerabile. Mentre con gli occhi sbarrati assistevamo ed assistiamo all'orrore quotidiano, con le orecchie cercavamo conforto nella stampa, nella politica, parole che confermassero il nostro sgomento, che rispondessero alla brutalità. Ci siamo accorti invece che eravamo soli, anzi, che la narrazione era addirittura distorta, riveduta e corretta. Gli oppressi erano diventati gli oppressori, le vittime i carnefici. La solidarietà era per gli assassini ed il biasimo per le vittime. E allora si è assistito a qualcosa di insperato e commovente allo stesso tempo. I popoli del mondo si sono trovati uniti in una sincera e dirompente protesta, senza quartiere, senza primogeniture, solo uniti da un forte senso di umanità, di giustizia e di solidarietà. La Palestina non era sola, Gaza non era sola, la Cisgiordania, il Libano, la Siria non erano soli. Come è stato già detto, volevano cancellare Gaza dal mondo e invece il mondo era diventato Gaza. Dove può spingersi l'ignavia se non si piega neanche davanti al tributo di sangue chiesto ai bambini palestinesi e del Libano? Questa è la domanda che oggi spaventa, perché per l'appunto è stata alzata l'asticella del tollerabile. Se oggi permettiamo questo, se oggi questo non ci sconquassa nel profondo, cosa ci sconvolgerà in futuro? Il valore di una vita umana, di un popolo intero, di un senso internazionale di giustizia, sono davvero finiti in fondo alle nostre priorità? I cittadini di Fiuggi, di Anagni e di tanti, tanti comuni nel Lazio sono qui per testimoniare che questi valori sono ancora le radici della nostra cultura, del nostro vivere quotidiano e della società in cui aspiriamo vivere. Oggi i grandi del G7 vengono qui, nella nostra provincia, terra di tradizione agricola, di rispetto per ciò che cresce, terra di ulivi, le cui radici vengono tagliate via dai coloni israeliani con il desiderio malato di recidere un legame profondo che i palestinesi hanno con la propria terra, lo stesso che noi abbiamo con la nostra. Noi oggi siamo qui per onorare quel legame, per ribadire che se non cessa il genocidio in Palestina, cessa il senso di essere umani, muore il senso di ogni aspirazione di pace e giustizia per tutti. Ogni minuto senza cessate il fuoco è un minuto di umanità perduto per sempre. Pensino a questo i grandi della terra e si assumano questa responsabilità per la Palestina, il Sudan, il Congo, le ostilità alle porte dell'Europa. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Grazie, grazie. Grazie. Hanno deciso di unire le forze per co-resistere con metodi non violenti all'occupazione in vista di un futuro migliore per entrambi i nostri popoli. Come ex combattenti che hanno avuto un ruolo attivo nell'uso della violenza, siamo consapevoli delle motivazioni che determinano il protrarsi del conflitto
e come attivisti per la pace siamo in grado di vedere come un cambiamento sia possibile mediante la non violenza. Grazie alle tante iniziative condivise messe in atto, sappiamo che israeliani e palestinesi non sono condannati a restare nemici e che le tensioni nella nostra regione non sono un'inevitabile fatalità. Nell'arco di 20 anni abbiamo toccato con mano la possibilità di una terza via, ma è necessario che voi, nel vostro ruolo di leader del paese, pianeta, trovate il coraggio e l'unità per intervenire. Il 21 novembre la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il primo ministro Netanyahu, l'ex ministro della difesa Yoav Gallant. Vi esortiamo a usare la vostra autorevolezza come decisori per rispondere con azioni concrete a queste accuse di crimini di guerra. Sono in gioco le nostre vite e quelle dei nostri figli. Da più di 416 giorni siamo in guerra. Troppe vite innocenti sono state stroncate dalle armi che continuate a inviare nella nostra regione. Invece di investire in armi, abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro investimento nelle organizzazioni della società civile che come noi lavorano per la costruzione della pace. Inoltre, mentre gli occhi del mondo sono soprattutto puntati su Gaza, la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania contro i civili palestinesi è cresciuta a ritmo esponenziale. Questi atti criminali non devono continuare impunemente. Chiediamo che vengano imposte sanzioni contro le violenze dei coloni. Ogni giorno continuiamo a chiedere un cessate il fuoco, uno scambio di ostaggi e di prigionieri palestinesi, la fine dello spargimento di sangue. Ma come attivisti di lunga data sappiamo che il cessate il fuoco non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una soluzione politica che ponga fine all'occupazione e fornisca sicurezza, libertà e uguaglianza a tutti coloro che vivono tra il fiume e il Giordano e il Mar Mediterraneo. Ci auguriamo, restringo perché è un po' troppo lunga, ma la potete trovare su Presenza e anche sui vari siti nostri. Invitiamo dunque a unirvi alla nostra visione della non violenza e contribuire per una soluzione politica giusta per la nostra regione e per l'intero Medio Oriente. Questa scelta della non violenza è molto importante, ma questo non significa dire che il popolo palestinese, secondo la legalità internazionale, ha anche il diritto alla lotta armata. È una scelta non nostra, ma noi sosteniamo chi fa resistenze in Palestina e la non violenza è una delle resistenze che il popolo palestinese porta avanti da una vita, perché ci sono milioni di Gandhi in Palestina. Complicità al genocidio, quindi una cosa molto importante, e ne parleremo il 12 dicembre a Roma, alla Città dell'Altra Economia, alle 11. Quindi delle implicazioni giurisdizionali che può avere il comportamento del governo in questo momento, che è a dir poco vergognoso, cioè, perché stiamo mandando ancora armi, cioè stiamo facendo cose che non sono umanamente ammesse, ecco. Quindi cerchiamo di essere presenti anche i media soprattutto, perché il problema è anche di comunicazione in Italia, no? Quindi il mainstream anche, la situazione è pietosa. E poi volevo dire che ho creato una pagina Instagram, si chiama Artists for Gaza 2024, in cui più di 100 artisti hanno donato delle opere ed è possibile comprarle inviando i soldi direttamente a GoFundMe o associazioni umanitarie che operano a Gaza. Per cui per
lo dico a tutti, è importante parlarne, è importante diffondere questa pagina per vendere opere e aiutare, uno ha la possibilità di aiutare, fare carità, ma allo stesso tempo ti compri anche un'opera d'arte. Ci sono nomi di artisti molto conosciuti, le opere non costano poco, alcune sono abbordabili, però è comunque una bella iniziativa, perché credo che un po' tutti stiamo donando in questo momento drammatico, no? Grazie.